Il campione olimpico e primatista mondiale Pietro Mennea sarà a Taranto domenica prossima per visitare il campo scuola, ma altri eventi coinvolgeranno il campione pugliese al fine di aiutare i cittadini a riflettere sui valori culturali, sportivi, indispensabili per la comunità. Ne sono convinti i componenti del Comitato Cittadino Taranto Redenta, unitamente a diverse associazioni sportive del territorio, che ieri sera nel corso di una conferenza stampa hanno evidenziato la necessità di impianti pubblici sportivi in città. L'iniziativa di stasera, ma l'iniziativa che poi seguirà domenica 22, è nata da un certo numero di associazioni che diciamo, si reputano quasi come il sindacato sportivo della città. Cioè noi siamo associazioni che vivono lo sport in prima persona e diciamo, non istituzionalizzate. E quindi ci siamo chiesti cosa possiamo fare per la città e non semplicemente rimanere così a criticare che qualcosa non va. E, diciamo, abbiamo preso spunto dal primo impianto, l'unico impianto pubblico sportivo della città, che è il campo scuola. È uno stato di abbandono a se stesso, sembra che ci sono stati i bombardamenti della Libia, sono stati anche lì. Però questo non vuol dire che bisogna continuare così. Allora ci siamo uniti e abbiamo visto che non è sicuramente un problema di fondi, perché così come gli ultimi paesi e cittadine più povere dell'Italia hanno una pista, un impianto sportivo pubblico, così lo può avere anche Taranto. Soprattutto abbiamo analizzato che è una fonte di ricchezza, perché con un evento sportivo possono arrivare a Taranto anche 10.000 persone e se ben accolte possono, queste 10.000 persone possono ritornare. Ma soprattutto, insomma, su questa linea Pietro Mennea ci verrà a trovare e farà visita al campo scuola, perché proprio per aiutarci anche su questo aspetto, anche darci dei suggerimenti sotto l'aspetto non solo economico ma anche gestionale di questi impianti sportivi. E soprattutto lui con la sua fondazione, o meglio noi tutte associazioni sosteniamo la sua fondazione di beneficenze per la ricerca sulle malattie incurabili.